Caterina, cioè Caterina si è inventata il progetto, l'idea di far cantare a loro un disco di mie canzoni. E poi mi ha chiamato per controllare un po' come andassero le cose, infine mi ha fatto anche disegnare la copertina del disco. Poi basta, poi niente di più ho fatto io. Non voglio assumermi dei meriti. Hanno scelto canzoni che a me erano molto care, che restavano un po' nascoste nei cassetti, che io non avevo più risuonato nei miei spettacoli. E dunque mi ha fatto piacere, perché per un compositore poter dare un'occasione di rivivere a qualcuna delle sue canzoni è sempre una cosa che ti scalda l'anima. Ma non lo so, Gentile, non so dove ha sentito dire, perché gli avrò detto io probabilmente che avrei voluto fare anche un disco con delle cose strumentali dentro, non necessariamente sempre cantato, parlato. Può darsi, non lo so adesso, non ho nessun progetto immediato. È venuta bene, io l'ho sentita diverso tempo fa, devo dire. Ma io li ho sempre apprezzati perché hanno un sapore decadente che è abbastanza interessante. Li hai presente? Sì, c'è un decadentismo abbastanza decadente, che ha una sua spettacolarità, anzi si potrebbe spettacolarizzare ancora di più.